Buonasera e benvenuti a Golden Attico TV, la trasmissione che parla di attualità e costume. Voglio ricordare subito i nostri contatti, il sito www.goldenattico.com, la nostra pagina Facebook oppure il canale YouTube di Golden Attico dove rivedere le puntate precedenti. Voglio anche ricordare ai nostri telespettatori, come già sta succedendo e molti ci scrivete, scriveteci appunto a info@goldenattico.com per consigli, pareri o suggerimenti da parte dei nostri esperti appunto sul info@goldenattico.com. Ebbene, questa sera affrontiamo un problema di carattere sociale molto importante ed ho il piacere di avere con me in studio il professor Lavenia. Buonasera professore, buonasera. Psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Dipendenze Tecnologiche. Allora, ovviamente abbiamo già affrontato e stiamo affrontando queste rubriche con grande interesse che parlano appunto di dipendenze tecnologiche. La tecnologia, come abbiamo già detto, appunto, se da una parte ha velocizzato in un certo senso i rapporti interpersonali, ha causato anche problemi di carattere, diciamo, di malessere, di carattere proprio patologico, vero professore? Beh sì, la tecnologia ha cambiato un po' il nostro modo di vivere. Nel bene e un po' sicuramente sta cambiando anche, direi, nel male. È cambiato il nostro modo di percepire le emozioni, di percepire il nostro corpo, di percepire la nostra vita. Le tecnologie sono alla portata di tutti, quindi abbiamo inventato uno strumento che ci piace molto, ci unisce apparentemente e velocemente con tutti gli altri, ma che bisogna conoscere bene perché ha dei rischi importanti che oggi sicuramente andremo ad affrontare. Ecco, quante e quali sono le dipendenze tecnologiche? Negli anni sono cambiate, nel senso che la tecnologia, andando molto velocemente, porta a cambiamenti repentini anche per esempio rispetto agli smartphone. Gli smartphone hanno cambiato radicalmente la nostra vita e le app che escono quotidianamente. Diciamo che possiamo dividere le dipendenze tecnologiche in due grandi sottogruppi. Alcune possono essere chiamate web compulsioni, che sono tutte quelle vecchie dipendenze che abbiamo trasportato online. Parlo del gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo, il trading online, quindi tutto quello che già c'era come dipendenza, chiamiamolo così, classica, può essere riportata online. E poi c'è un'altra macro area che sono tutte quelle dipendenze che possono essere chiamate multidimensionali, ovvero quelle dipendenze che ci escludono dalla società ma che sono nate, come posso dirle, attraverso, potrebbe essere il termine non corretto, con l'ausilio della tecnologia. Forse il disturbo, la dipendenza che si conosce di più è l'hikikomori, cioè i ragazzi che si autorecludono in casa e non escono più perché mantengono i contatti con il mondo esterno solo attraverso la tecnologia. Ecco, ecco. C'è proprio un'alienazione, professore, perché non si hanno più i contatti come era una volta. Beh, nel caso degli hikikomori l'isolamento è molto grave, cioè non si esce più, c'è l'abbandono scolastico, non si condivide nulla con la famiglia, non si condivide nulla con l'esterno, se non appunto attraverso i giochi di ruolo o attraverso mini contatti che hanno con quei pochi amici che ancora lui permette, in questo caso sono adolescenti, di far entrare nella propria stanza. Ecco, le dipendenze tecnologiche, l'associazione che voi gestite si occupa anche, infatti il termine diciamo per esteso è GAP e cyberbullismo, quindi c'è anche il discorso proprio delle patologie annesse, che è poi un problema importante, molto tra l'altro di cronaca, questo cyberbullismo. Però volevo farle una domanda, ecco, noi siamo sempre portati a pensare che questi problemi li hanno solo gli adolescenti, in realtà anche noi adulti forse non ci rendiamo conto di quanto siamo dipendenti dai nostri device. Beh sì, questa è un'illusione, perché la tecnologia viene vista solo da un punto di vista adolescenziale. In realtà noi non vediamo solo adolescenti. Un'indagine che abbiamo portato qualche mese fa fuori e diffondendola ha fatto emergere proprio questa vicinanza fra adolescenti e adulti. Tutti utilizziamo la tecnologia e la differenza ormai è veramente limitata. Un ragazzo, le parlo per esempio dello smartphone, guarda il cellulare 75 volte al giorno, un adulto lo guarda 60.
quindi la differenza, capisce, è molto vicino. Anzi, credo che da un punto di vista realmente pratico, noi adulti, noi emigrati digitali, perché loro sono i nativi digitali, abbiamo più difficoltà, perché mentre un ragazzo nasce con questa tecnologia, è un nativo digitale, quindi è abituato a utilizzarla, noi senior abbiamo bisogno di più tempo per adattarci mentalmente all'utilizzo della tecnologia. E quindi, come dire, gli adolescenti sono sempre più abituati a usare la tecnologia, ma noi adulti ci adeguiamo a questi tempi. In realtà impieghiamo più tempo, perché appunto per andare al passo con i nostri figli dobbiamo investire più tempo per apprendere l'utilizzo della tecnologia. Ecco, un'ultima domanda prima di mandare i consigli per gli acquisti. Quali sono le personalità a rischio, diciamo, i tratti di personalità a rischio delle dipendenze tecnologiche? Allora, possiamo anche qui ragionare un po' per macro aree. Rispetto agli adolescenti, sicuramente abbiamo dei segni che possono farci capire che ci può essere un rischio. E il rischio è, per esempio, vedere il nostro figlio che improvvisamente inizia a variare il ciclo sonno-veglia, quindi a trattenersi più la notte al cellulare e magari la mattina avere più difficoltà al risveglio. Oppure può essere un peggioramento scolastico, o addirittura, come capita spesso, e spesso ci capita di vedere, l'abbandono scolastico pur di rimanere in casa. Il tratto predisponente, e qui parlo un po' più nella fase un po' più adulta, è un tratto di tipo schizoide. Il tratto schizoide è un tratto di personalità che porta appunto alla chiusura in sé. Questo è uno dei tratti caratteristici. Un altro tratto è il tratto dell'impulsività, che è diverso dalla compulsività. La compulsività in qualche modo noi la viviamo come negativo. Le faccio un esempio: il giocatore d'azzardo gioca, ma in qualche modo sa che sta facendo qualcosa che non va bene, quando esagera. Il tratto impulsivo, in realtà, io faccio qualcosa, ma in realtà non penso di fare nulla di male, lo faccio appunto in maniera impulsiva. Ecco, questo è un tratto caratteristico di chi utilizza le tecnologie, e qui poi tutti i fatti di cronaca, che se volete possiamo approfondire, ci fanno vedere proprio quanto è forte questo tratto e quanto è predisponente, quanto la tecnologia sta portando ad essere più impulsivi anche nella vita reale. Bene, grazie professore. Consigli per gli acquisti, torniamo tra pochi secondi, restate con noi. Garden Attico, la rivista di Chiama la Casa. Anche gli animali domestici fanno parte della nostra grande famiglia. Sosteniamo tutti insieme la campagna adozioni della LAV.
Bentornati in studio. Dipendenze tecnologiche, questo l'argomento che stiamo affrontando questa sera, grazie anche alla presenza del professor Lavenia, presidente proprio dell'associazione Dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo. GAP, appunto, intendiamo il gioco d'azzardo patologico. Ecco, prima stavamo appunto elencando tutti i malesseri, tutte le patologie che arrivano, e naturalmente il focus è sempre poi incentrato sugli adolescenti, ma in realtà siamo anche noi adulti. Lei diceva appunto nativi digitali e come li ha chiamati? Noi che, emigrati. Emigrati digitali, cioè noi che invece ci siamo dovuti approcciare a questo nuovo modo di comunicare. Perché poi in realtà l'adolescente è quasi, insomma, ci è nato con questi device. Beh, i ragazzi sono nati, sono abituati ad utilizzare la tecnologia. Noi adulti ci dobbiamo adattare. In qualche modo è la prima volta nella storia dell'uomo che i ragazzi ne sanno più dei genitori, in qualche modo sono loro che possono insegnare a noi. C'è anche un'illusione rispetto al saper usare la tecnologia, infatti molto spesso vedo ragazzini molto piccoli che utilizzano uno smartphone o adulti che utilizzano lo smartphone, ma faccio l'esempio rispetto ai più piccoli, cioè se un bambino di 3 anni sa usare lo smartphone non vuol dire che a livello cognitivo lui è pronto a utilizzare quello strumento. Questa è un'illusione che c'è, e questo probabilmente è il motivo per cui molti genitori danno ai figli uno strumento che è potentissimo e che quindi, come dire, andrebbe dato a un'età in cui il figlio è pronto a utilizzarlo. È come se io dessi un coltello a mio figlio di 2 anni senza pensare al rischio che questo coltello può fare in mano al figlio. Noi con la tecnologia lo facciamo. Questo per esempio dovrebbe far riflettere i genitori. Dall'altro gli adulti, di questo si lamentano adesso gli adolescenti, sono sempre più connessi e in qualche modo sono sempre più impegnati a andare al passo con la tecnologia. In realtà molto spesso i figli chiedono informazioni ai genitori, ma i genitori con il cellulare in mano sono sempre impegnati a rispondere a qualcosa o a qualcuno, o guardare una ricetta o a documentarsi su qualcosa, e in qualche modo non rispondono. I ragazzi adesso la prima cosa che mi dicono in studio: sì, è vero, io lo utilizzo tanto, ma io quando chiedo delle cose a mia mamma o mio padre molto spesso mi dicono un attimo. Ecco, siamo diventati il popolo dell'attimo, cioè noi posticipiamo in realtà sempre, che poi è un po' un paradosso se ci pensa, perché la tecnologia è tutto e subito, ma tutto subito in realtà non si può fare, quindi bisogna imparare anche a ricominciare, ecco, ad attendere. Una cosa che mi ha colpito di quello che lei ha detto nella prima parte del suo intervento è quanto incide nel metabolismo l'uso spropositato di questi device, sia per quanto riguarda le ore di sonno, e anche questo, diciamo, è un problema a volte sottovalutato e noi non ci rendiamo conto. Beh, il sonno è fondamentale, in qualche modo anche tutta la parte, come dire, ormonale del nostro corpo o neurofisiologico ha bisogno di dormire 8 ore. Noi stiamo cambiando tutto e stiamo cambiando proprio la percezione che abbiamo del corpo. Lei pensi che iniziamo a dare per scontato di avere un corpo chiuso sempre in una stanza? Se ci pensa, no? Possiamo fare tutte le nostre attività, anche lavorare, prima ne parlavamo, lavorare, parlare con gli amici, ordinare una pizza, fare qualunque cosa in questo momento senza uscire dalla stanza. E questo sarà un qualcosa che dobbiamo iniziare a considerare, cioè l'utilizzo, il diverso utilizzo del nostro corpo, cioè un corpo che sta fermo mentre la nostra mente va in giro attraverso la tecnologia in vari posti. E quindi anche la difficoltà che avremo a percepire delle emozioni, come dire, le emozioni che provo o che possiamo provare stando uno accanto all'altro è differente da un'emozione mediata da uno schermo. Poi sicuramente la tecnologia ha un impatto anche sul fisico, no? Problemi sicuramente. Ecco, noi abbiamo visione. L'illusione che lavoriamo di meno perché la nostra vita è più sedentaria, quindi possiamo usare i nostri computer, device in generale anche a casa, in realtà lavoriamo di più perché non abbiamo anche uno stacco, diciamo, tra la vita di casa e la vita lavorativa. Non riusciamo più a differenziare, non c'è più un limite. In realtà le ricerche internazionali mostrano che lavoriamo circa il 25% in più rispetto a quello che lavoravamo prima.
perché, ripeto, è diventato così scontato rispondere a un messaggio, rispondere a un'email, che non lo consideriamo più lavoro. In realtà non è così, in realtà è lavoro, anche perché poi rispondere, le parlo per esempio della messaggistica, WhatsApp fra tutte, anche lì abbiamo l'illusione che sia veloce come tecnologia, ma in realtà le stesse cose che io le sto dicendo qui, faccia a faccia, attraverso l'utilizzo della tecnologia smartphone ci metto molto più tempo, attraverso l'utilizzo della messaggistica, perché comunque lei deve leggere quello che le ho scritto, pensare a una risposta, riscrivere e rimandarmela. Il tempo aumenta, in realtà abbiamo 3 volte in più come tempi, però abbiamo l'illusione di aver fatto velocemente. Ecco, professore, un'ultima domanda prima di chiudere. Quando è il momento in cui noi ci accorgiamo che l'uso spropositato della tecnologia sta cominciando a diventare un problema? Di solito ce lo dicono gli altri. Di solito sono gli altri a dire che esageriamo. E lì può essere un segnale, ma naturalmente, come qualunque dipendenza, anche se gli altri ce lo dicono, se non abbiamo consapevolezza noi, non ce ne rendiamo conto e non siamo pronti a fare un cambiamento. Sicuramente quando ci rendiamo conto di non essere più proprietari della nostra vita, quando ci rendiamo conto che più della metà del nostro tempo lo passiamo online. Guardi, già adesso passiamo il 50% della nostra vita online e non ce ne rendiamo conto. E non è patologia, o almeno noi non la consideriamo patologia, ma la possiamo considerare oramai quasi normalità. Ecco, quando iniziamo a avere problemi sociali, lavorativi o economici legati alla tecnologia, lì sicuramente è il campanello d'allarme per fermarsi e andare verso quello che noi proponiamo, è di fare un detox tecnologico, proprio disconnettersi 2 giorni o 3 giorni dalla tecnologia, o da soli, se non ce la facciamo, con l'aiuto di un esperto. Va bene, allora io la ringrazio, professore, per questo contributo. Noi ci vedremo sicuramente nelle altre rubriche dedicate. Questa sera la puntata finisce qui. Buonasera e buon proseguimento di serata. Arrivederci.